Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti se è la prima volta. Ci rimettiamo alla guida del volante, ci siamo lasciati ieri con la prima parte di costruzione del ponte. Ho appena messo il carico sul camion ed eccoci qui che si parte per una nuova puntata. Esatto, spero vi sia piaciuto ieri Snow Runner, prima puntata. A me è piaciuto soprattutto, ragazzi, ho fatto una puntata un po' scherzosa, chiaro, fuori dagli schemi, ma per ridere, perché tanto è un gioco, come dico sempre, impegnarsi a giocare, ma rimangono videogiochi, quindi c'è anche la possibilità di scherzare, proprio sopra una battuta, sia ben chiaro. Allora, eccoci qui, benissimo, Snow Runner, titolone che implica una grande precisione, perché abbiamo visto che è un grandissimo simulatore, parecchio difficile nella gestione dei veicoli, nella guidabilità, perché comunque queste situazioni dove abbiamo la strada asfaltata come adesso sono veramente rare e siamo solo all'inizio del gioco. Immaginiamoci dopo cosa succederà. Quindi si prosegue con il nostro super camion super carico, ragazzi. Mamma mia, qui sempre stare attenti in città, perché lo sterzo è veramente a livello ubriaco, ragazzi. Allora, chi non ha mai provato il gioco, vi assicuro che è veramente complicato tenere i mezzi a strada, perché le condizioni sono sempre pessime, è il termine giusto. Ma è anche la parte bella del gioco che veramente lo incasina assai. Allora, vediamo un po', mappa, dobbiamo arrivare giù al ponte che abbiamo visto ieri, quindi tutta dritta e caricare la seconda parte, perché ieri, se vi ricordate, abbiamo caricato i primi pezzi per riparare il ponte, ha ricostruito la struttura in ferro e oggi mi aspetto che faccia anche la base di pavimentazione. Eccoci qui, allora arriviamo alla nostra bel benzinaio, lo passiamo in scioltezza perché vedo che di benzina ce n'è ancora, quindi non andiamo dentro a perdere assolutissimamente tempo e avventuriamoci in questo guado. Attenzione, perché qui c'è sempre la mamma mia, la storia dell'acqua. È uscito? Mamma, che paura, ragazzi, perché qui ogni volta che c'è o il fango o l'acqua c'è da pregare di poter passare quasi indenni. Eccola qua la nostra bella strada, uno dei pochi punti asfaltati, meno male. Comunque la grafica attorno è sempre bella ed è veramente piacevole. Vedremo un po' andando avanti cosa ci aspetta, perché qua veramente io vi dico, io ieri sera ho dato un'occhiatina, qualche video di altre persone andando avanti, c'è di tutto e di più, veramente c'è da prepararsi. Questo qua vi sa che è soltanto, come avevo già accennato, l'inizio di quello che sarà un vero macello, ma siamo qua apposta per giocare e vedere cosa succede. Mi raccomando, ragazzi, lasciate, come dico sempre, un bel like, iscrivetevi al canale, è importantissimo, e condividete con i vostri amici su WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, dove volete. Invitate altre persone a guardare il canale, perché più siamo più ci divertiamo. Se avete consigli o altro, scrivete nei commenti anche domande. Ma andiamo avanti, vediamo la gestione del camion cosa dice. Eccoci qui, ragazzi, che il nostro ponte, tac, è pronto! Evviva! Ricevuto promozione. Ottimo, dai, nuovo grado camionista. Bene, ragazzi, da adesso in poi il gioco, avendo completato la prima fase, ci dà la possibilità di utilizzare un altro mezzo. Quindi salgo sulla mia bella pick up, che almeno abbiamo il 4WD, perché ragazzi, quel camioncino lì veramente è impossibile da guidare. Come obiettivo, come vedete in alto a destra, ci dice di andare al garage, che adesso andremo a scoprire assieme nella mappa. Allora, vediamo un attimino, frena ragazzi, che qui c'è un bivio. Allora, ecco, qui c'è un bel traliccio per terra, quindi veramente impossibile, siamo... vabbè, andiamo a destra, vabbè, non è che c'è tutta questa scelta, eh. Comunque, andiamo a garage, pure scritto, vabbè, allora sono io asino, ecco, complimenti, medaglia. Allora, ci voleva Matley qui, di Dick Dastardly, che faceva la risatina. Allora, giusto per stare in tema anni 80, ragazzi, e dunque, ve li ricordate, eh? Fantastici cartoni animati. Vediamo un po', lì c'è la roba per terra. E sì, là c'è una torre di osservazione, ragazzi, quindi andiamo per forza di qua. Esatto,
Allora, buon divertimento perché adesso sicuramente saranno affari miei. Mamma mia! Stiamo andando giù fin troppo bene. E adesso inizieremo il divertimento. Vai di svericolamento! Guarda che roba, come svericola bene, va! Mamma mia, guardate le ruote, il fango come si solleva, veramente curatissimo, anche la parte che vai fuori strada è curatissima, veramente fatta. Dov'è questa torre maledetta? La torre maledetta? La torre maledetta, niente, la torre maledetta c'è per forza da andare di qua. Esatto, quindi, che mi piace o no, c'è da andare da questa parte. Attenzione perché qui, capire che qua c'è una strada, ragazzi, veramente... ci vuole una fantasia. Stiamo andando fin troppo bene, mi sembra. Avete visto? Modalità ubriaco attiva, ragazzi. Mamma mia, il vino l'ho visto proprio. Ecco qua che iniziamo a impantanarci. Allegria, allegria. Il pantano, sono solo guai, è già scritto. Stiamo però andando avanti abbastanza. Volete dire che ho imparato a guidare all'ubriacona? Mi sembra fin strano che io abbia imparato a guidare all'ubriacona. Eh sì, caro mio, verricello di Putinas. Eh sì, senza verricello non Putinas, un bel niente. Va, mi stava scappando una parolina. Torre d'osservazione, ole, ale, ale, ale. Che vista, capirai cosa abbiamo visto. Direi poco e niente, ma andiamo a vedere la nostra mappa. Ah, ecco che con la torre di osservazione, ragazzi, si sono aperte un po' di cosette. Rimorchio per carburante, un'altra roba, e poi niente. Quindi dobbiamo per forza passare di lì. Allora direi che il primo step è andare qui e poi andiamo da questa parte. Dai, ho messo due marker perché altrimenti qui... Allora, il primo marker è di lì, quindi indietro. Come va indietro? Bene, almeno cerchiamo di andare dalla parte di qui, va. Esatto, perché altrimenti sono solo guai. Comunque guardate come girano le ruote, guardate che meraviglia che è il fango, come si muove, veramente curatissimo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ci state giocando anche voi o magari se avete già giocato in passato. Aspetto, fatemi sapere se avete già giocato e avete dei consigli. Sapete che sono ben accetti, ragazzi. Se invece, cioè, è la prima volta come me che guardate questo titolo qui, sicuramente rimarrete a bocca aperta per alcune cose. Allora, mamma mia, ci stiamo attaccando a dei pezzi per terra per andare avanti. Qua tutto va bene pur di riuscire a proseguire, ragazzi, perché il fango, mamma mia, ci abbiamo pure 4x4, cioè rendetevi conto, se non avevo 4x4, cioè ero bello che rovinato. Non va avanti così, dai piccappone, fai vedere che potenza c'hai. Beh, stiamo andando avanti, anche se molto molto lentamente, ma guardate che disastro c'è, cioè mi sembra un posto dove passarsi, va. Ho accelerato, forse star fuori leggermente da tutto sto disastro è quasi meglio. Oddio, adesso qua nell'acqua sono guai. Oh mamma, come sono guai. Verifichiamo, andiamo di verifichiamo, ragazzi. Vai, per piacere, tirami fuori di qua. Sì, qua la vedo male. Io vado indietro. E poi un po' avanti. E tac, l'abbiamo quasi sbandata, ragazzi. Non ci credo. Non ci credo. Ma vai via con questo messaggio qua. Vuoi farmi andare via per forza? E io invece voglio uscire per forza di qui. Mamma mia, ci sono pure gli aquilotti che stanno già pensando di venire a far colazione. Per attivare il verdicello. L'ho attivato il verdicello, ragazzo. Ma tu vedi che è inutile che mi dai dei consigli. Sono in mezzo a una palude che peggio non c'è. Adesso vieni a darmi anche i consigli. Mi piace, guarda. Mamma mia.
per il cielo. Di qui no, di lì no. Oh mamma! Oh, oh, oh! Non so com'è. Grazie a Dio, ragazzi, siamo riusciti a liberarci. È incredibile! Mamma! C'è da sfusare quattro camicie, eh! E per il cielo qua. Al posto da. Mamma che macello, una palude incredibile. Oh, siamo sulla strada, perché il bello è questo, che siamo sulla strada. Lasciami mettere due marker, perché esatto, c'è da andare di qui, meno male che ho guardato, perché questa è la strada, cerchiamo di capirci bene, ragazzi. La strada incredibile, questa è la strada. Certo che ne hanno di fantasia, mamma mia, abbiamo passato il guado, incredibile. Ritorniamo vicino. C'è il barbecue, attenzione, nuovo posto scoperto. Benissimo, però dovrei avvicinarti ai rimorchi. Sì, mi vado a prendere i rimorchi, giustamente. Sì, ma guarda, veramente mi servirebbe giusto un rimorchio in questo momento qua. Allora, riprendiamo la nostra bella partituzza e via, si va avanti. Un po' più tranquilli? Speriamo di sì. Allora, vediamo un pochino. Proviamo a proseguire, perché non è che qua mi sembra fin troppo facile, sì ragazzi, perché dopo che si passano quei punti lì, mamma mia, cosa succederà? Vabbè, adesso mi sento più tranquillo, c'è il guado passato. Livello d'acqua pericoloso, sì, per i bambini. Dopo che abbiamo passato quel pezzo indietro, quello è pericoloso. Ma veramente non hanno l'idea di cos'è pericoloso e cos'è la strada, mi sa, eh. Alta, dove siamo arrivati? Finalmente si è aperto un pezzettino. Ingresso garage davanti. Aspetta, mettiamo dei marker, perché non ho mica voglia di fare una brutta fine, eh. Infatti, eppure sembrerebbe lì. O questa cos'è? Una pompa di benzina? O è un bel niente? Fammi vedere, va. Sono curioso un attimo. Hai scoperto il tuo primo garage, quello che hai fatto finora è sintesi del gioco. Esplora, scopri, l'osservazione completa contratti per ottenere riconsegne, trova garage per potenziare e acquistare veicoli. Entriamo? Direi di sì, meno male ragazzi. Bene dai, spero vi sia piaciuta anche questa seconda puntata di SnowRunner. Aspetto un vostro like, mi raccomando, registratevi al canale e un grande abbraccio da Andrea. Ciao a tutti.